Sono passate ormai 38 ore dall'arrivo sulla Terra di un oggetto non identificato. Proprio in questo momento il team di scienziati si trova all'interno della navicella aliena per cercare di decifrare i loro simboli. Questi esseri cosa stanno cercando di comunicarci? Che cosa vogliono da noi? Vogliono distruggerci. Lo sapevo. Dicono che non siamo degni di questo universo. Dobbiamo fargli cambiare idea. Serve un messaggio che riassuma la nostra storia, la nostra evoluzione, la nostra umanità, la nostra bellezza. Abbiamo una sola possibilità. Ma solo verdurie, non ci sei una pensata di vedere o candini. Ci vorrebbe un capolavoro dell'umanità. Giusto. C'è un'opera che racchiude tutto. Ragazzi, la letteratura. Leggiamo gli Dante. Non lo capiamo neanche noi. Letto da Benigni. Così ci ascine sicuramente. Poi non lo capirebbero, non ragionano come noi. Cioè, non sono umani. Benigni è bravo. La geografia, la scienza, vestilologia. Dante la Benigni, musica, poi Caravaggio, la storia, tutti, facciamogli un disegno! Sì, ma di cosa? Non lo so! Cosa senta Benigni, farò il salto. Non va bene, serve un linguaggio universale che rappresenti tutto la e vita, tutti! La morte, gli imprevisti, le sì, scelte... Sì, però anche il coraggio di sbagliare, le opportunità che la vita ti offre, l'imprevedibilità della vita, il destino, la fortuna, vabbè, i sogni! Capito, basta. Non abbiamo più speranza! Ragazzi! Ce l'ho! Bravissima! Poi ogni regione ha un numero, sì. E dentro ai pacchi ci sono dei premi. Esatto. I rossi sono i buoni, sì. Esatto. I blu invece fanno schifo. Ma può sempre intervenire il dottore. Esatto. Scegli i pacchi in base alle date dei compleanni. Quelli dei cognati vanno fortissimi. 300.000 euro. Dobbiamo andare alla regione fortunata, no. Vai. Zero punto. Che sta succedendo? Stanno dicendo che doveva cambiare il pacco. Ma come cambiare il pacco? Ma non capite niente, no, allora? Scusate, no, ma siete no, cretini? Cretini!